Massimo, Beatrice e Stefano, benvenuti a questo Grazie. Momento di intervista sul Compasso d'Oro. È un Compasso d'Oro alla ricerca, qualche cosa che esce dall'immagine tradizionale del prodotto di design. Volete dirci qualche cosa in merito? Beh, credo che prima di tutto la cosa che dovremmo dire è un grazie. È un grazie perché immaginare che un'associazione come ADI tenga vivo un'attenzione sull'idea di produrre nuovo contenuto culturale a cui ispirarsi e da cui trarre idee per strategie e ragionamenti all'interno dell'associazione, credo che sia una cosa notevole. Il primo grazie è per l'associazione che ci ha invitato. Altro passaggio è l'importanza di usare la ricerca per il nostro sistema paese, per il sistema del design. Tante volte si parla di sistema, credo che l'occasione del Compasso d'Oro al nostro lavoro sia, tutto sommato, al di là del premio a noi, un premio all'idea di fare sistema nel nostro paese. Sì, l'ADI è proprio un momento di riunione di tutte le componenti del progetto che ha come obiettivo quello di fare sistema, appunto, e la vostra ricerca è uno strumento utile per tutti, credo. La nostra ricerca ha cercato anche di, credo, dare un'immagine diversa della relazione tra pubblico e privato, no? Quindi tra la ricerca che comunque si fa dentro al sistema delle imprese e la ricerca che si fa in un altro ambito, che è quello accademico, dove però c'è una grande vivacità e una grande mobilità di pensiero anche in relazione a temi che all'industria interessano, no? Quindi dal punto di vista tematico, esempio sui confini dell'attività professionale e il campo del design, ma anche dal punto di vista di una ricognizione di quelle che sono le attività concrete di ricerca concomitanza. Quindi non stiamo parlando di ricerca speculativa, teorica, ma di ricerca che ha a che fare col mondo reale, sia con i problemi, diciamo, dell'utente finale, ma anche delle imprese che trovano nell'università, nel mondo accademico, un riscontro dal punto di vista di questo dialogo sul progetto. Sì, la ricerca anche ha messo in evidenza la pluralità degli ambiti, no, di fare ricerca in design, e quindi sicuramente la centralità del prodotto accompagnata all'emergenza dei servizi, ad esempio, ma anche delle strategie che accompagnano le imprese, ovviamente gli interni, la comunicazione, l'interazione. La cosa interessante è appunto riconoscere questo sistema, come si diceva, ricco e plurilivello della ricerca in design in Italia. Il design dei servizi è anche uno dei tematismi che sono stati introdotti proprio per allargare ulteriormente questa indagine. Sì, è un secondo passaggio, anche qui una transizione che credo l'associazione, con il suo ruolo ufficiale, sta guidando, sta cercando di pilotare per far diventare un tema che in realtà è un tema ovviamente assodato da un punto di vista professionale in ambito europeo, nordamericano, comunque in generale in ambito mondiale, e come dire, farlo vivere degnamente anche dentro la tradizione progettuale italiana, che ovviamente ha delle altre matrici, però credo che abbia lo stesso, come dire, un serbatoio di talento possibile anche per questi nuovi ambiti, no, del progetto. Che sono nati proprio anche a Milano, credo, all'interno della ricerca che voi avete. Sì, sì, sì. Quanto riguarda la ricerca, comunque la ricerca di RM, questo fatto di identificare, di raccontare il territorio nazionale come un insieme geografico, come un atlante geografico della ricerca che viene condotta nel campo del design, ha consentito di mettere a fuoco, di fare una fotografia che illustra che, data la centralità del design milanese, poi c'è tutta un'estensione di attività di ricerca che è distribuita su tutto il territorio nazionale con tante specificità e tanta ricchezza. È come se fosse un sistema, ma anche un ecosistema della ricerca, dove ci sono le università che collaborano con diversi soggetti e su tanti temi differenti, temi che all'inizio della ricerca non avevamo pensato o immaginato che fossero tanti e tali, cioè si spazia
dai servizi, ma in diversi campi di attività, dalla produzione industriale, all'artigianato, a temi che sono emergenti come quello dell'energia, piuttosto il tema dell'innovazione o della sperimentazione in diversi campi come quello delle biotecnologie. E ci sarebbe qualche cosa di questo prodotto, lo chiamo prodotto per semplificare, che cambiereste? Ha vinto il Compasso d'Oro e quindi è stato giudicato esemplare, ma c'è qualche rimpianto, qualcosa, oppure va bene ma così? Io forse l'unica cosa che cambierei è dargli una veste informativa aperta, forse non più un prodotto cartaceo, ma un prodotto che può crescere e aggiornarsi continuamente, quindi una sorta di fotografia in costante aggiornamento, utilizzando dei meccanismi di interazione con i soggetti recensiti, quindi, no? Sì. Che ci danno informazioni in continuo. Questo penso sarebbe una bella cosa da fare. Il passo numero due. Ci sarà magari un secondo Speriamo. Volume, anche no? Perché quella ricerca sì, racchiudeva delle grandi e delle piccole storie, cioè grandi storie di ricerca, ma anche piccole storie di ricerca fatte da piccole realtà di impresa o fatte dall'università con piccoli soggetti come artigiani o veramente microimprese. Fa scoprire un volto nuovo anche sulle attività di ricerca. E a livello personale che cosa ha significato per voi vincere questo premio? No, credo che in generale è un apprezzamento non solo per la cosa che abbiamo fatto in sé, ma anche per i lavori precedenti, quindi il fatto che le persone ci abbiano accreditato in maniera un riconoscimento più complessiva e forse la capacità poi di gestire attraverso questo status che comunque il Compasso d'Oro ci ha felicemente attribuito, la possibilità di trovare interlocutori disponibili ad ascoltarci. Quindi serve poi nel proseguo della propria Credo carriera professionale? Assolutamente sì, che sia un punto d'orgoglio, ma che alla fine sia anche uno strumento, nel senso un biglietto da visita importante. Di promozione, sì, per quello che si fa. Assolutamente sì. E se vi dico queste quattro parole, istintivamente vi chiedo di sceglierne una da mettere al primo posto, quale scegliete tra ricerca, sfida, mercato, successo? Ricerca. Sfida. Ricerca. Vabbè, voi avete fatto una ricerca, quindi è quasi scontato. Pensate che sia cambiato qualche cosa nel panorama della storia del design italiano nel rapporto tra produttore, quindi committente, e progettista? Quando parliamo di committente oggi, parliamo di committente anche in termini plurali, perché non è più solamente l'impresa, cambia proprio anche la tipologia di committente, può essere un ente pubblico, possono essere dei cittadini i committenti. E quindi il designer si trova di fronte a delle nuove sfide, a delle nuove responsabilità, si trova a dover agire nella complessità, si trova a volte nella necessità di dover sopperire con la sua capacità progettuale alle mancanze di un sistema che gli consente, come dire, di sistemare tutte le risorse per arrivare a produrre quell'innovazione che è necessaria per rendere competitiva l'Italia. Questo, come dire, è secondo me un grosso processo, una grande sfida, nello stesso tempo l'inizio di un processo evolutivo molto molto importante per il design di questo nuovo secolo. Se posso aggiungere una cosa, credo che ci sia un fenomeno emergente. Credo che il luogo dove siamo ora a discutere, che è la fiera, sia uno di quei luoghi che cambierà profondamente, così come cambierà la nostra percezione di ciò che è industria, ciò che è artigianato, il concetto di serie, il concetto di committenza legato a chi controlla i processi dentro la dimensione tra l'ideare, il realizzare e il vendere. In una parola è tutto questo discorso che si fa, insomma, su cui sono anche particolarmente appassionato, dell'idea di autoproduzione e quindi dell'emergere di un palcoscenico in cui il design e i designer hanno dei ruoli differenti, e questa discussione credo che sia appena iniziata. È appena iniziata, però ci sono dei fenomeni che la connotano. Nei fenomeni dentro il mondo dell'ideazione, cioè nel modo in cui si fa la professione, dentro il modo, nel mondo della produzione, nel modo in cui le imprese stanno cambiando, e anche nel mondo della distribuzione, perché anche lì, certo, il panorama secondo me sta mutando abbastanza velocemente.
tutto questo, per ricollegarmi a quello che dice Massimo, ha una cornice paradigmatica, è: ma abbiamo bisogno di tutti questi prodotti davvero? Certo. Forse abbiamo bisogno certamente di prodotti, perché l'uomo, come dire, è faber nel senso puro, cioè attraverso l'artificializzazione costruisce la sua competenza, la sua cognizione. Però quando questo processo perde delle logiche di senso, forse anche tutto il sistema che gli stava dietro, che era dall'ideazione alla distribuzione, probabilmente deve cominciare a ragionare in maniera un pochettino differente. Sì. E credo che i fenomeni li vediamo. Sì, da un lato c'è la smaterializzazione delle cose, dall'altro c'è come la necessità di progettare una committenza che magari non è ancora consapevole di poter essere investita da questo fenomeno del design. Beh, credo anche che ci siano delle nuove possibilità che erano latenti e che per una serie di motivi, come sempre nei momenti di cambiamento strutturale profondo come quello che stiamo vivendo, e non vorrei usare la parola crisi, perché secondo me non è crisi, perché crisi dà l'idea di una fine di una cosa, in realtà noi stiamo passando attraverso un momento che genererà altre cose e probabilmente, siccome io voglio essere positivo, genererà delle opportunità, non solo dei problemi. Certo. Per me delle grandi opportunità per i nuovi entranti della professione, per esempio. Quindi non crisi ma cambiamento. Io la leggo con me un cambiamento profondo, e quindi come tutti i cambiamenti profondi genera anche segnali, timori, superficiali, paure, segnali superficiali, tellurici, più forti, cioè destabilizza ciò che esiste, ma non vuole dire che non crea il nuovo. Va bene, auguriamoci che questo ci permetta di sperimentare dei nuovi percorsi, e per adesso complimenti per quello che avete fatto e per la vittoria meritata che avete avuto.